L'uomo ha sempre avuto paura, ovviamente, di qualcosa, ma la politica non si è sempre costruita intorno alla paura. In età moderna sì. In età moderna sì, in modi diversissimi fra di loro. Prendi Machiavelli, prendi Hobbes, prendi Hegel, prendi Nietzsche, vedi le... è diverso. In Machiavelli la cura del problema è sbrigativa, cioè bisogna che gli uomini temano il potere politico. Non lo odino, no? Il principe non deve essere odiato, perché quello genererebbe debolezza, cioè se viene odiato si espone a dei pericoli. Deve essere temuto, deve far paura, non perché sia un pazzo terrorista, un sadico criminale, ma perché è dotato di senso di giustizia, perché è dotato di capacità di governo e di decisione, ed è dotato dei mezzi per far rispettare la propria volontà, diciamo in modo inesorabile. Chi va contro sa che sarà punito. La capacità di far obbedire gli uomini attraverso la paura sta insieme all'altro tema che è presente in Machiavelli, che è quello del consenso. Cioè Machiavelli pensa che le repubbliche e anche i principati si fondino sul consenso. Ma una cosa è il consenso, una cosa è la capacità che il potere politico ha di mandare il messaggio: non t'azzardare a infrangere le leggi. Con Hobbes le cose cambiano. E qui la formula è... L'inizio è il disordine, il problema è uscire dal disordine. Una semplificazione radicale, Machiavelli si sarebbe messo le mani nei capelli, perché questa è una semplificazione, che è la semplificazione dentro la quale viviamo noi. Qui c'è l'idea che la politica serve solo alle utilità. E la prima e fondamentale utilità è quella di rimanere vivi al mondo. La seconda è quella di poter godere in pace dei frutti della nostra industria, come dicevo, cioè l'individuo proprietario che vorrebbe poter lavorare, e poter far lavorare, e vorrebbe avere delle garanzie che i prodotti del suo lavoro gli restano, non gli vengono derubati dai briganti, eccetera. Basta, non si chiede altro. Onore, gloria, virtù. Cosa stiamo parlando? Ma scherziamo, qui c'è un uomo a una dimensione, un uomo che vuole soltanto rimanere al mondo e allo Stato chiede sicurezza e in cambio gli dà l'obbedienza. E lo Stato è un semplice prodotto di un contratto fra l'uomo, no, fra gli uomini e lo Stato, fra gli uomini. Fine. Allora, la paura è fondamentale, è l'inizio, e la paura è al tempo stesso l'antidoto alla paura, perché lo Stato ha senso se è capace di far rispettare le leggi. Lo costruiamo per quello. E quindi deve avere la spada. Ti deve far paura. Solo che la paura dello stato di natura è incontrollabile, cioè ti può capitare di... La paura dentro lo Stato è controllabile. Devi aver paura dei carabinieri solo se commetti un reato. Se non lo commetti, non devi aver paura. Enorme semplificazione, sospiro di sollievo. Il prezzo è molto alto, perché il prezzo è la libertà. Naturalmente dopo Hobbes si precipitano i liberali a dire che non è vero che il prezzo è la libertà. Insomma, sì. Si può pensare che dentro quello Stato esistano amplissimi gradi di autodeterminazione dei singoli, ma non c'è più l'autodeterminazione totale che c'è nello Stato di natura. Detto con un linguaggio che vi sembrerà strano, dentro lo Stato non c'è il nemico. Dentro lo Stato ci sono solo dei criminali potenziali, cioè delle persone che rispondono al potere che hanno creato loro, certamente, che però
di cui però non dispongono. Noi creiamo la legge, sì, eleggiamo un Parlamento per fare leggi, però una volta che la legge è stata approvata dal Parlamento, a quel punto va obbedita. Nessuno può dire no, io mi tiro fuori. Si può violare la legge, ma non si può dire io mi tiro fuori, quella non vale per me, io sono, perché allora vuol dire che tu sei un altro Stato. Solo lo Stato francese può dire che non rispetta le leggi italiane. Dentro l'Italia le leggi al massimo possono essere eluse, infrante, ma nessuno può dire quella legge non fa per me. E quindi devi aver paura dello Stato, anche del migliore degli Stati, del più liberale degli Stati, avrà un codice penale, avrà un ordinamento giuridico, avrà una capacità di implementare le leggi. Cioè, altrimenti non c'è lo Stato, siamo nello Stato di natura. E ora, paura e riduzione delle aspettative verso la politica. Alla politica, si chiede molto meno di quello che la tradizione chiede, che non, la politica non ti promette di liberarti, ti promette di rendere la paura razionalmente gestibile, comprensibile. Te la sottrae, no? Il modo di gestire la paura non è tuo, è dello Stato. Poi lo Stato l'avete fatto voi tutti attraverso il patto originario, certo. In Hegel le cose sono diverse, ancora. Perché Hegel, che non è un liberale, Hegel sì che si pone la questione della libertà, che Hobbes dava per risolta dicendo che la libertà è una roba che c'è nello stato di natura. Se vuoi uscire dallo stato di natura devi far sì che la libertà venga fatta accadere. La libertà è un fatto collettivo dello Stato, ma non è un fatto individuale. Hegel dice no, non è così. Non può essere, è troppo poco. Perché? Per un motivo storico e per un motivo teorico. Il motivo storico è sostanzialmente il terrore della Rivoluzione francese. Perché c'è il terrore? Perché c'è l'utilitarismo. Perché il pensiero politico moderno, le strutture intellettuali grazie alle quali è stata fatta la Rivoluzione, pensano, parlano di un uomo che è soltanto portatore di utile, cioè è nichilista. Non vuole nulla, nulla sa se non costruire il regno della virtù intesa come il regno della perfetta trasparenza della legge. E basta. Senza alcun contenuto, questa legge non deve avere alcun contenuto, deve soltanto esistere come legge, come comando a cui tutti si devono uniformare. E basta. Una politica che non veicola, diciamo brutalmente, valori, o se vogliamo una politica che veicola soltanto la dimensione del valore in senso economico. Cioè, una politica fatta così è una politica vuota, e il terrore è per l'appunto lo svuotamento della società. Non c'è, il terrore è una legge che non rispetta nulla e taglia le teste come se fossero teste di cavolo, dice. Così, bisogna uniformare, la legge vuole solo uniformità. La modernità va a finir lì. Il terrore ha segnato la valutazione della Rivoluzione francese. Per cui voi vedete, l'età moderna è l'età costruita dai servi, attenzione, i servi sono i borghesi, non è altro che questo, cioè uno che lavora, che hanno sempre l'istinto della sicurezza. Io. Questo istinto è il problema, è da quell'istinto che nasce Hobbes, è da quell'istinto che nasce il liberalismo, è da quell'istinto che trova la sua negazione nel terrore. La massima richiesta di sicurezza diventa la massima insicurezza. Soluzione,
soluzione è di fare la modernità non in Francia ma in Germania, fare la modernità non in un paese dilaniato fra illuminismo e cattolicesimo, che sono la stessa cosa, dice Hegel, perché in entrambi i casi Dio è esterno al soggetto, ma fare la modernità in un paese in cui c'è l'idea che l'infinito sta dentro il finito. Questa idea diventerà poi in Marx semplicemente il superamento dell'economia politica borghese attraverso la scoperta che dentro la merce c'è l'intero sistema di produzione. Cioè il pensiero dialettico rispetto al pensiero razionalistico è la gestione continua dell'infinito dentro il finito. E l'inizio di questa gestione dell'infinito dentro il finito, cioè di questa negazione che non muore mai, è la dialettica. La paura è fondamentale in Hegel, solo che è una paura che esce, fuoriesce nella libertà, perché quel portarsi dentro l'infinito è una condanna per la coscienza infelice, ma è la libertà per la coscienza cristiano-germanica. Davanti a tutto ciò Nietzsche impazzisce e dice: no, no, la gestione della paura di dei liberali, la gestione della paura degli idealisti è la stessa roba, cioè è tutta interna alla stessa idea che dobbiamo tenerci la paura, che dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di produttivo. Poi lui ci mette insieme anche il cristianesimo, tranquillamente, dice il cristianesimo non è altro che la gestione della paura da parte dei preti. Su questa cosa Hobbes aveva scritto pagine fenomenali, perché naturalmente Hobbes pensava al Leviatano, allo Stato, come capace di incutere paura, e però lo Stato deve essere l'unico che incute paura, per cui non ci deve essere dentro lo Stato un gruppo di persone chiamate Chiesa, diverse dallo Stato, che incute più paura dello Stato, cioè minacciando l'inferno. Per cui pagine fenomenali in cui si arrampica sugli specchi a dimostrare che, nonostante quello che c'è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, l'inferno non esiste. Nietzsche, che aveva uno sguardo acuto, radicale e sbrigativo, dice: cristianesimo, razionalismo moderno, pensiero dialettico, stessa roba. Cioè sempre utilizzazione della paura per far sì che qualcuno obbedisca. La Chiesa obbedisca ai preti, i nazionalisti obbedisca allo Stato, Hegel sostanzialmente obbedisca. L'uomo obbedisca a se stesso in quanto capace di introiettare fino in fondo tutti gli imperativi universali dello Stato. Sempre obbedire. Poi Hegel ha perfino il coraggio di chiamarla libertà, questa obbedienza. Bene. Andiamo a vedere da che cosa nasce la paura. Dice Nietzsche, nasce da un gesto iniziale che è il raddoppiamento del mondo. Cioè, uomini, per motivi di potere, si sono inventati una dimensione, hanno sdoppiato la dimensione dell'immanenza, dell'esistenza in questo mondo, e hanno inventato una dimensione superiore, la morale. E qualcuno si è dichiarato l'interprete e l'esecutore dei comandi della morale. E lì è nata la colpa e la grande paura, cioè la paura dell'uomo che si sente colpevole nei confronti di una autorità. No. Per cui tutto il pensiero di Nietzsche è una lotta contro la paura. È l'idea di fondo che la civiltà finora si è retta sulla paura. Dire paura e dire valori è la stessa cosa, perché dire valore implica disvalore, cioè dire valore vuol dire che c'è qualche cosa che ha valore, qualche cosa che non ha valore. E se tu fai qualche cosa che non ha valore, ti capita qualche cosa di brutto, una punizione nell'aldilà, nell'aldiquà. È lo Stato, è la Chiesa, è la tua coscienza, qualcuno ti fa del male.
e tu mi devi aver paura. Non avevo mai fatto altro che costruire la civiltà sulla paura. L'idea è: si deve stare al mondo senza avere paura, cioè senza doversi giustificare davanti a nessuno, uscire dalla logica che dobbiamo trovare un motivo, che dunque ne esclude altri, un motivo per essere quello che siamo, al di là del bene. Esattamente come Heidegger alla fine della sua filosofia balbettava, perché diceva: non ho più le parole, perché le parole sono intrise di metafisica, bisogna dire oltre la metafisica, ma non si può. Così Nietzsche, che era anche un po' chiacchierone, mentre Heidegger stava più sul idolo muto, Nietzsche era verboso, Nietzsche dice, si inventa questa parola malfamata, Übermensch, per dire: bisogna fare una cosa che gli uomini, come uomini, non sanno fare, non hanno mai fatto. Bisogna andare al di là dell'uomo. E andare al di là dell'uomo vuol dire anche andare al di là del nichilismo che è dentro ogni teoria della morale, dentro ogni teoria del valore. Perché nichilismo? Perché ogni morale è costruita su tu devi, e se non fai ti punisco. Come dire, il mondo non ha dignità autonoma, il mondo ha dignità soltanto, consistenza autonoma, ce l'ha soltanto se è valorizzato. Poi, alla fine, quando si esauriscono, diciamo così, sociologicamente, i valori, la cosiddetta decadence, quando si sviliscono, nessuno ci crede più, non hai niente se non cambi registro. E Nietzsche dice, appunto, cambiare registro vuol dire fare pensare come penso io, altrimenti non hai niente, ti resta in mano il deserto. Hai in mano Wagner, cioè uno che si piange addosso, dice Nietzsche, uno che si piange, non ha alternative. L'alternativa non è un mondo con nuovi valori, è un mondo che non ha più bisogno di valori, immanenza assoluta. Poi diventa pazzo e la cosa finisce, perché davvero pensare oltre vuol dire pensare anche oltre il linguaggio, pensare oltre il pensiero. C'è un cortocircuito a un certo punto, no? Con quel suo pensiero ha aperto il Novecento. Cioè, il Novecento è inconcepibile senza Nietzsche, cioè senza la capacità del pensiero di mettere in discussione se stesso.